I profumi della buona tavola inebriano il salone della parrocchia Santa Famiglia, dove si rinnova l'appuntamento con il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio. È dal 2019 che portiamo avanti questa bella tradizione e quest'anno questa parrocchia ci ospita e anche quest'anno possiamo offrire un pasto, un pranzo degnamente come ogni Natale che si rispetti, con un po' di calore umano, un po' di affetto a diverse persone meno fortunate. Quanti sono gli ospiti e chi vi sta aiutando in questa iniziativa? Allora, parliamo di una settantina di ospiti, di invitati e diversi volontari, ma in particolar modo l'aiuto è ringraziare gli alunni del Morra, dell'Istituto Isabella Morra, che hanno risposto al nostro grido di sensibilizzazione e sono venuti per il secondo anno consecutivo a darci una mano. Melak, studentessa dell'Istituto Morra di Matera, perché hai deciso di trascorrere un Natale diverso dal solito? Perché mi piace comunque stare con le persone che non hanno niente normalmente, e stando qua comunque stanno insieme, si fanno amicizie e tutto, quindi è bello. Sarà un pranzo impreziosito dalla presenza di Monsignor Caiazzo. Sì, sicuramente il nostro preziosissimo Vescovo ci farà dono della sua presenza come ogni anno, anche quest'anno, e quindi anche grazie alla sua opera di incoraggiamento che ha avuto nei nostri confronti riusciamo a realizzare tutto questo al meglio. Comunque dobbiamo dire che la comunità di Sant'Egidio, diciamo, non ci limitiamo solo a questo evento, chiunque volesse darci una mano e può contattare le parrocchie tramite le quali sono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento o accogliere appunto ogni tipo di aiuto.